Eccoci qua. Ok. Sei in vacanza? Sei da qualche parte? Sono tornato a casa da una settimana, Ah. però martedì per le vacanze, quindi mi vado un Ok. pochino. Sono stato, insomma, Vabbè. tanto tempo fuori. Da Trieste è dura tornare a casa, quindi mi godo un po' questo. Immagino. Senti, questa chiacchierata con qualche minuto che ti rubiamo è giusto per fare anche un po' un excursus su quella che è stata la stagione, anche un po' sulla tua carriera in generale, su quello che sta succedendo nel mondo del calcio. E innanzitutto ti chiedo, è stata una stagione ricca di emozioni, nel bene e nel male, perché la Triestina immagino che per rosa sulla carta, un po' come l'Avellino o il Vicenza, insomma altre situazioni, era partita per vincere il campionato. O almeno entrare nei primi 3 o 4, però insomma sono delle annate, no? che vanno male, però ce l'avete fatta almeno a salvare la categoria, che era importantissima. Sì, diciamo che eravamo partiti per tutt'altro obiettivo. È pur vero che comunque ci siamo trovati in una situazione dove la Triestina ha cambiato totalmente rosa rispetto all'anno scorso. 20 giocatori mandati via, 20 giocatori che sono arrivati. Il tempo di creare comunque un gruppo è stato poco. I risultati iniziali purtroppo non ci hanno nemmeno aiutato. Magari erano quelli che potevano darci una mano a compattarci, a creare comunque un po' di entusiasmo. Invece, purtroppo, sono mancati quelli all'inizio, e da lì, purtroppo, sì, parlerei di stagioni. Poi è difficile anche trovare una spiegazione a un certo punto, perché comunque ci guardavamo intorno e vedevamo comunque tutta gente che con quel campionato comunque poteva sicuramente fare molto di più. Però, ecco, come hai detto tu, quest'anno ce ne sono stati parecchi di esempi. Noi sicuramente, senza ombra di dubbio, siamo stati forse la più grande delusione, senza ombra di dubbio. Però sono anche sicuro che, secondo me, dopo annate così, dove parti male, poi siamo riusciti comunque a creare uno zoccolo duro. Adesso comunque noi abbiamo una base di 10-12 giocatori, secondo me molto, molto validi per la categoria, ma soprattutto abbiamo formato comunque un gruppo. Ed è quello che, secondo me, alla fine fa la differenza. E ripartiremo da quello con qualche innesto. Secondo me potremmo fare molto bene, visto che comunque è stata un'esperienza che, vuoi o non vuoi, ha formato ognuno di noi. Beh, certo. Dal punto di vista personale, invece, penso che sia andata bene, no? Hai collezionato 30 presenze, sempre tra i titolari, insomma, punto di riferimento Sì. per il mister, per la squadra. Dai, è andata bene, perché comunque alla fine sono uscito sempre ad essere presente. Comunque, a livello di presenze, anche erano tanti, un po' di anni che comunque non riuscivo più a arrivare alle 30, un po' per un motivo, un po' per un altro. Quindi, poi comunque, se per sé è stato importante, perché erano 10 anni che non giocavo in C, ho trovato un campionato totalmente cambiato rispetto a prima, cambiato in meglio, perché ho trovato un livello diverso, un po' più alto. Però mi è servita soprattutto per, poi quando ti avvicini a una certa età, cioè a una certa età, quando ormai ti avvicini ai 30, ragioni da calciatore, però ragioni anche un po' da padre verso i più piccoli, da fratello. Devi trasformarti comunque continuamente, perché non sei più tu il giovane che va trascinato, ma sei tu che devi trascinare gli altri. C'è Adriano Russo che ti chiede se è vero che ti chiamano il Pacio. Adriano, mio ex compagno a Frosinone, a quest'ora di solito dorme, non capisco perché è riuscita a collegarsi. Sì. Il bello di queste interviste Instagram è proprio questo, che si intromettono, arrivano a gamba tesa compagni, ex compagni. E ti avrei chiesto proprio di questo distacco, no, della categoria tra la Serie A, che hai conquistato chiaramente col Frosinone, che è la squadra della tua città, immagino che sia il tuo amore, il tuo grande amore il Frosinone, e poi Serie B con Alessandria anche, e poi la Serie C. Mi hai già in parte risposto. A questo punto ti chiedo allora un po' qualcosa sul Frosinone, quest'anno promozione in Serie A, tu sei stato uno dei grandi protagonisti, sei stato il capitano, insomma è stata un'emozione, immagino anche vederla da lontano. Sì. Beh, diciamo che ero partito in ritiro con loro, ma i rapporti comunque
si erano, diciamo, tra virgolette, rovinati da circa 2 anni, 1 anno e mezzo. Non per questo comunque non tifi più il Frosinone, anzi è il posto comunque dove tuttora vivo, quindi credo che il Frosinone sia un esempio. Quello che ha fatto il Frosinone credo che sia da esempio. Leggevo alcune interviste di alcuni presidenti dove dicevano che il calcio fatto così non è più sostenibile, però poi vedo i contratti che fanno e chi è che sbaglia? Siete voi che forse sbagliate. Il Frosinone invece da un po' di tempo comunque è riuscito ad adottare una politica secondo me giusta per fare calcio. Adotta secondo me il metodo giusto con un mix di giovani giusti, forti, ovviamente, perché senza quelli i giovani sono il motore di ogni squadra, secondo me. E quindi ecco, il risultato non è a caso, le cose non arrivano a caso. Quindi è stato fatto un buon lavoro, comunque tutti i giocatori del vecchio gruppo ormai non ci sono più, andava comunque cambiato e secondo me hanno fatto bene ed ecco i risultati che sono arrivati. Come ti vedi un giorno? Ti vedi al Frosinone magari? Ti piacerebbe, ecco, da dirigente, non so, come in qualche veste particolare? Ti senti, insomma, questa cosa magari? Ma no, non per forza, non per forza. È un mondo dove la riconoscenza finisce il giorno dopo che vai via. Non mi aspetto che qualcuno mi chiami un giorno per dire ecco di qui fai questo, fai quell'altro. Non ho queste aspettative. Quindi, e poi le cose cambiano talmente in maniera facile in questo sport, in questo mondo che ecco, vai a Trieste, poi magari deleghi ad altre persone, vai in un altro posto, deleghi ad altre persone. E diciamo che non ho come obiettivo, non ho quello di rimanere a Frosinone perché spero che mi sia dovuto. Perché, ecco, come ti ripeto, la riconoscenza finisce subito. Quindi credo che sia una società destinata ancora a crescere perché il presidente è una persona che è un esempio per molti, però ecco, non mi vedo. Poi magari un giorno sarà lui a chiamarmi, non lo so. Credo di avergli lasciato un buon ricordo almeno. Vabbè, credo assolutamente sì. Invece, seguendomi un po' sui social, ho percepito che Trieste ti piace molto, no? Molte volte metti foto, post, insomma, che riguardano anche la città. Sì, pubblico molto poco sui social, quando lo faccio in maniera un po'. Ecco, sì, Trieste devo dire che mi sono trovato subito bene, mi sono ambientato bene, è una città molto bella. L'unico rammarico, ecco, è quella di non aver potuto vivere comunque una stagione con qualche momento felice in più, perché secondo me è un posto dove se le cose vanno bene si può fare bene, si può vivere ancora meglio rispetto a quello che è stato quest'anno. Sì, anche poi uno stadio bellissimo, insomma, una piazza molto importante. Ti volevo chiedere sul tuo ruolo, visto che si è parlato il play, anche qui, insomma, è circolata la voce del famoso play, è cambiato secondo te? Ti senti un play? È cambiato questo ruolo? Cioè, tu davanti alla difesa, come baluardo, come ti senti per caratteristiche? Anche ormai arrivato, insomma, a 30 anni. Si corre meno, senza ombra di dubbio, poi crescendo non si può avere lo smalto che si aveva comunque a 20 anni, è inutile nasconderlo. Subentrano comunque altre qualità rispetto a quelle magari che potevi avere prima, che possono essere comunque quella dell'esperienza, di leggere prima una frase, un'azione. Però ecco, io alla fine ho fatto, non so se bene, ma in maniera discreta, sia il play che la mezzala. Mi sono trovato sempre meglio a fare il play perché comunque mi piace molto comunque recuperare palla davanti alla difesa, far ripartire subito l'azione. La mezzala molte volte si trova a spalle alla porta e obiettivamente non fa per me. Devo dire che il ruolo migliore è sempre stato il mediano a due, mi sono sempre trovato meglio con un altro centrocampista che un mediano a due, insomma.
Giovanni Salvatore ti chiede se hai un Picasso dietro di te. Ma dai, Giovanni, smettila. No, Dimmi. no, comunque no, inquadro di un mio amico. Ok, cosa ti auguri nella tua carriera? Ti piacerebbe ancora fare qualche promozione, immagino, no? Magari proprio lì a Trieste, visto che insomma ci sono i presupposti per piazza, squadra, come dicevamo prima. Sì, ma assolutamente. L'ambizione alla fine è quello che ti muove, ti spinge a fare questo lavoro, altrimenti il giorno che comunque non è più quello, è giusto comunque appendere gli scarpini. Ho accettato la Triestina proprio per questo, perché comunque era una città, una squadra che comunque aveva una grande tradizione, ma che manca secondo me da tanto tempo, almeno in Serie B. E quindi il mio obiettivo ovviamente è quello di arrivarci con la Triestina. Purtroppo dopo un'annata così, dove, ripeto, nessuno pensava comunque di potersi salvare all'ultimo minuto dell'ultima partita, credo ancora che comunque ci siano le condizioni per fare bene. Senti, invece in Serie A come club, insomma, le cosiddette big, hai simpatia per qualcuna? Segui qualcuno in particolare? Sì, dai, simpatizzante della Juve, anche se Ecco. faccio un po' di fatica anche a vedere le partite, però alla fine è una fede. Simpatizzo, dai, da quando sono piccolo, quindi dai, ti dico la Juve. Allegri out, c'è cioè questo hashtag, sei d'accordo? Non sei d'accordo? No, a parte gli scherzi, dico, secondo te in queste situazioni più demerito dell'allenatore o magari una squadra costruita male? No, allora io sono sempre del parere che i cavalli di ritorno, soprattutto come allenatori, non vadano mai bene, soprattutto quando poi hanno vinto tanto. Allegri ha vinto tanto, comunque ha sfiorato la Champions, che può fare di più? Quindi un po' lui, un po' secondo me la Juve hanno sbagliato nel continuare con questo rapporto. Però diciamo che è un allenatore che comunque non si discute. Eh beh, sì, infatti, la tifoseria bianconera è un po' spaccata. Leggevo anche del Cobra come soprannome, da dove nasce? Da Frosinone? Sì, questa è una cosa mia di Paganini, che poi non so come è venuta fuori da lì, comunque tutti mi chiamano il Cobra, è una cosa che è nata a Frosinone, sì. Ma Paganini è uno di quelli con il quale forse ho giocato di più negli anni, Sì, se è anche lì a Trieste. vabbè, con Paganini ho iniziato nel settore giovanile, quindi abbiamo iniziato nel settore giovanile, poi siamo saliti in prima squadra, credo siano almeno 15 anni che giochiamo, cioè 15 stagioni insieme secondo me l'abbiamo fatta. Se non è il record, poco ci manca, forse. Sono pochi altri nel caso. Assolutamente sì, forse solo nelle big, come dicevamo, cioè Buffon con i vari Bonucci, Chiellini, ma forse a 15 non ci arrivano assolutamente. Sì. Senti, io ti libererei, però come faccio? Adesso ad Avellino mi linciano. Se io non prendo la tangenziale, pago il casello e ti chiedo semplicemente cos'è successo a gennaio, insomma, se 4-5 parole ce le puoi dire, perché noi avevamo, non solo noi, anche Andrea, il tuo agente, che ci aveva confermato, ma fa parte del calcio, assolutamente, ce ne sono tantissime di trattative che poi magari non vanno in porto. Adesso noi lo diciamo scherzando, però se ci vuoi dire com'è andata, semplicemente. Passato un po' di tempo. Diciamo che di fondo avevamo già un accordo praticamente fatto, eravamo comunque rimasti d'accordo che dopo la partita con il Novara, che avrei giocato in casa, la sera avremmo fatto tutti i documenti e comunque da lunedì sarei arrivato ad Avellino. Diciamo che poi la vittoria di quella partita, una grande prestazione di tutta la squadra, comunque ha rinvigorito un pochino il nostro presidente, che comunque non se l'è sentita comunque di lasciarmi andare, più che cioè, un po'
il valore che avevo in quella squadra in quel momento, ma come uomo più che altro che, più che come giocatore, un po' per non dare proprio un segnale di resa alla piazza. E secondo me, dopo che ci siamo parlati, ho capito benissimo quello che voleva dire. Mi sono messo nei panni comunque di una persona che ha investito molto su di me a agosto, quindi dopo 6 mesi. Non mi sembrava nemmeno giusto così abbandonare la nave che affondava. Da parte dell'Avellino devo dire che c'è stato, hanno fatto il massimo, secondo me. Infatti, ho ringraziato il direttore De Vito e soprattutto il presidente che ha intavolato questa trattativa con il mio procuratore. Da lì si è rotta, comunque, si sono interrotti i rapporti fino all'ultimo giorno di mercato, dove ho ancora avuto la possibilità di tornare ad Avellino, dove è stata alzata anche la proposta, ma ero in pullman che andavamo a giocare una trasferta e cioè, dovrei scendere in autogrill e andare a piedi. Ormai non era più il caso, però devo dire che mi ha fatto molto piacere il modo soprattutto in cui mi hanno cercato. Il fatto di essere rimasto a Trieste, come hai raccontato tu, ti fa onore, perché insomma non è facile a volte avere il coraggio di restare e non abbandonare la nave così come hai fatto tu. Ecco, perché poi si spiegano i successi che hai avuto a Frosinone, si spiega perché sei così amato a Frosinone, ma non solo, anche a Trieste, da quello che sto leggendo anche nei vari commenti. Mirko, io ti ringrazio, ti faccio un grossissimo in bocca al lupo Grazie. e ringraziamo anche chiaramente la Triestina che ci ha concesso questa chiacchierata, anche Pietro Iemmello arriva, vedi, il Cobra, a proposito di grandi protagonisti. Lo Grande. Ciao, Pietro. salutiamo e gli facciamo i complimenti chiaramente per lo sfracello che ha fatto il Catanzaro e Pietro chiaramente proprio dal punto di vista realizzativo, giocatore di altra categoria. Grazie, grazie mille Mirko. Grazie. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.